Ciao a tutti, bentornati. E prima, nel video precedente, mi sono dimenticata di mostrare un prodotto chicco perché c'era talmente caos sulla scrivania che me lo sono completamente dimenticato. Quindi, tra i prodotti chicco c'era anche questo che è un fondotinta, che è questo, Skin Revolution, un fondotinta con SPF 12. E io ho preso il numero 03 e ora ve lo mostro. Non l'ho ancora provato. Aiuto, è pure caduto. Allora, è in questo formato, in questo flacone nero con questi bordi beige ed è esattamente il numero 03 Natural Rose. Ve lo faccio vedere al suo erogatore, così. Allora, il colore è questo, ecco, ovviamente. Questo, ora lo stendo un po' così, giusto da farvi vedere più o meno come è. E, è molto coprente ed è, secondo me, anche se ovviamente la pelle delle mani non è uguale a quella del viso, però mi sembra proprio il mio colore. Una volta steso si amalgama completamente, cioè è proprio del mio colore, ecco, insomma. Non vedo degli stacchi particolari, anzi, proprio direi perfetto. Sembra anche coprente e lo proverò. Chiuso quindi il capitolo Kiko, passiamo al capitolo Avon. Ho acquistato da una mia amica di Genova, della mia città, che vende i prodotti Avon e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho anche qui il bigliettino che mi ha fatto. Questa mia amica si chiama Monica, quindi se per caso siete della mia città e volete acquistare i prodotti Avon, potete chiedermi appunto un suo recapito e io ve lo fornisco ben volentieri. Allora, ho preso un set per i piedi. Che è formato da due prodotti, ora ve li mostro. Allora, questo, che è della linea Planet Spa, è un burro al karité per i piedi, quindi per i piedi molto secchi. È in questo formato da 75 ml ed è appunto burro di karité d'Africa, proprio per i piedi secchi. Ed è questo, devo ancora aprirlo, devo ancora utilizzarlo e è ancora chiuso, infatti è sigillato. Comunque si intravede, è un burro, insomma, molto idratante e penso anche nutriente per i piedi. Era abbinato, era un set appunto, costava 7, costava sì, 7,95 euro. Era dell'album, no, del, no, l'album, mi confondo con la Yves Rocher. Era della campagna 12, boh, non me lo ricordo. Sto guardando che non si chiude più, ho fatto un macello, insomma. Niente, vabbè, l'ho messo storto e adesso non si apre, non si chiude. Me lo farò mettere a posto dal fidanzato. Bene, che bello forzuto. Erano abbinati a questo prodotto che vi ho appena mostrato, questi calzini, perché si va quindi a fare una specie di impacco, quindi a applicare questo burro. E poi si applicano questi calzini piccolini, corti, sono appunto penso di cotone, bianchi, misura unica, e si lascia agire quindi il prodotto tutta la notte. Poi cosa ho preso? Ho preso alcune cose di make-up e poi, ma queste ve le faccio vedere dopo, che sono una vera chicca secondo me, a me sono piaciuti davvero tanto. Allora, non che questi non mi siano piaciuti, ci mancherebbe. Questa è una crema viso anti-aging, Avon Care, diciamo, penso che sia proprio la linea. E questa è la crema da 200 ml. Appunto, una crema per il viso anti-age.
e non l'ho ancora provata. Questa costava veramente poco, pensate che è un formato da 200 ml, quindi questa veniva 3,95 euro, probabilmente era in offerta, quindi davvero pochissimo. C'è una cosa che non mi è piaciuta, non c'è la protezione, quindi io ho aperto e la crema si presentava così, quindi senza, vabbè, senza il solito coperchietto protettivo oppure l'alluminio, insomma. Vabbè, comunque è solo un piccolo appunto, e poi ovviamente per una crema da 200 ml costa 3,95 euro, non è che ci si può aspettare il massimo, però insomma la proverò, magari mi trovo anche bene. Questa invece è una crema nutriente con vitamina E, stavo guardando, questa, anche questa 3,95 costava. E ve la faccio vedere, 12 mesi dall'apertura, e anche questa della stessa linea, appunto, Avon Care, ed è questa, sempre formato da grande, da 200 ml, stesso discorso, non c'era la protezione. Questo è un colore giallino, non so se si vede, penso di sì, e la proverò sicuramente. Poi cosa ho preso? Ho preso un rinforzante unghie, quindi uno smalto, che è questo, nella confezione ora poi lo tiro fuori e ve lo faccio vedere, al limone, quindi uno smalto fortificante, rinforzante unghie al limone. Questo l'ho pagato 3,75 euro. È 12 ml. Questo, e quindi niente da dare per rinforzare appunto le unghie all'estratto appunto di limone. Poi cosa ho preso? Ho preso un rossetto che ho indosso adesso, quindi ho applicato prima del video, che è il Proto Go. Si chiama così la linea. È buonissimo, è un lipstick buonissimo, appunto l'ho già utilizzato, ed è cremosissimo, proprio buono, ed è Baby Lips, esattamente. Ve lo faccio vedere. Allora, il prodotto si presenta così, in questo stick con scritto Avon nero. E qui vedete che c'è così, e bisogna ovviamente farlo scorrere, e in alto si apre e viene fuori, esce il rossetto. Quindi si fa così, senza che il rossetto si danneggi, che è proprio un meccanismo automatico. Il colore è molto bello, come vi dicevo, non so se si vede, però ve lo swatcho sulla mano che forse è meglio. È cremosissimo. Ok. Molto molto cremoso e un bellissimo colore. Poi, cosa ho preso? Ho preso... Ah, scusate, non vi ho detto il prezzo di questo. 6,75 euro. Sì, 6,75 euro. Poi ho preso un altro rossetto di Ungaro. Questo di Ungaro l'ho pagato 10. No, cosa sto dicendo? L'ho pagato 7,50 euro. Ed è Runaway Pink. Sì, 7,50 euro ed è bellissimo, anche questo è stupendo. Allora, intanto guardate che cosa carina, come proprio... Allora, è fatto così, quindi con la U di Ungaro, in questo bellissimo colore, e in fondo c'è questo
questo, come si può definire? Di tulle, insomma, bellissimo, proprio bello, bello, molto, molto bella la confezione. E il rossetto è questo. Tra l'altro, non so se si nota, c'è la U. Questo è lo swatch. Allora, questo sembra, no? Non so se si vede. No, qui si vede più rosa, in realtà, quindi più sul rosa. In realtà, vederlo così dal vivo sembra rosso, in realtà non è proprio rosso. Ora lo swatch. Infatti non è rosso. È un rosa molto carico, ma non è assolutamente rosso. Molto bello. E quindi questo di Ungaro, appunto, vi ho detto 7,50 euro. Di Ungaro ho preso anche un altro prodotto, che è una polvere per il viso. Vediamo se qua c'è scritto qualcosa. Face powder, va bene. No, non c'è scritto nulla. Non c'è scritto nulla, quindi polvere per il viso. Questa l'ho pagata 10,50 euro, però è bellissima. È ovviamente tutta fasciata per bene in modo che non si rompa. Allora, questa è la confezione, quindi fatta così. Ah, Runaway Pink, sì, è la stessa uguale del rossetto. Qui c'è lo specchio. E questa è la polvere per il viso bicolore con la U sempre. Mi è piaciuta molto. Quindi c'è un rosa più chiaro, un rosa completamente diverso. Quindi si possono unire oppure si possono prelevare singolarmente. Molto bello. E infine ho preso un prodotto, rimasto questo, della linea Color Trend ed è esattamente il balsamo, come si chiama? Balsamo, esatto, balsamo luminoso per labbra e guance. Questo l'ho pagato 3,95 euro ed ho preso la colorazione Powder Pink. Ed è fatto così, questo formato. Ed è un po' vagamente, giusto per intenderci. Simile a quelli di Elf, agli All Over Stick di Elf, io li ho praticamente tutti. Questo però è un bellissimo colore che io non ho. Sto guardando se mi ero sporcata. Sì, mi sono sporcata, sono proprio furba. Vi faccio vedere il colore. È questo. Quindi è un bellissimo rosa, non troppo scuro, modulabile, molto modulabile. E questo 3,95 euro. Questi sono i miei acquisti Avon. Poi ho contattato la Verde Sativa che gentilmente mi ha inviato dei prodotti, scusate, dei campioncini. Allora, la Verde Sativa è un'azienda, non so se la conoscete. Mi ha mandato ovviamente tutti i vari cataloghi che si occupa di cosmesi naturale certificata alla canapa sativa, ecco perché si chiama così. Ed è un'azienda che produce tanti prodotti, quindi c'è la linea viso corpo, la linea bagno, i capelli, la linea bimbi e bebè, c'è la linea dedicata come si dice,
allo sport, insomma, chi pratica sport, bagno capelli, l'ho già detto, le linee professionali con shampoo ristrutturante, eccetera, eccetera. E questa è un'azienda, come potete vedere qui, che allora, innanzitutto questi prodotti, come potete vedere, sono consigliati da Legambiente, sono conformi al disciplinare progetto Vivere Vegan. Come potete vedere, qui c'è un altro marchio vegan, quindi sono prodotti certificati, registrati presso la The Vegan Society, quindi non sono testati su animali, quindi no alla vivisezione. Sono prodotti in Italia nel rispetto del principio della filiera corta, senza ricorrere allo sfruttamento del lavoro o discriminazione di sorta. Verde Sativa non effettua né commissione a test su animali e questo Deplian è realizzato con carta ecologica e stampato con inchiostri atossici. Insomma, un'azienda veramente che pensa all'ambiente, che pensa agli animali, che pensa un po' a tante cose belle. Mi hanno inviato questo che contiene le schede dei prodotti. Mi hanno inviato un altro catalogo, tra l'altro io non lo sapevo, dove appunto fanno un sacco di cose tipo zaini, borse, veramente molto molto interessanti e belli, anche molto molto belli e quindi bene a sapersi. Guardate che belli che sono questi prodotti, queste borse, questi zaini, queste sacche. Belli. Anche questa. Insomma, se volete comunque avere maggiori informazioni, a parte che vi lascio il link qui sotto dell'azienda, questo è il sito www.verdesativa.com che gentilmente mi ha inviato 22 campioncini da provare di prodotti, tra cui il latte corpo idratante elasticizzante per pelli secche e sensibili, ce ne sono due di ogni campioncino, appunto ci sono due, sono doppi insomma. Questa è la crema viso idratante bio, poi c'è la crema lifting bioattiva, che è appunto sempre bio, questa è la crema mani barriera. Questa è un'altra crema anti-age bio. Poi c'è lo shampoo e il balsamo. Quindi questo è il balsamo e questo è lo shampoo. Quindi poi c'è questo che è per chi appunto fa sport, fitness, quindi è uno shampoo e shower gel. E questo invece è una crema piedi e gambi, gambi, mi raccomando. Piedi e gambe, sempre per chi fa sport. E quindi sono stati molto molto gentili, tra l'altro mi ha contattato un responsabile. Qui c'è anche il nome di chi mi ha contattato telefonicamente e mi hanno inviato tutto in questa busta e mi è arrivata veramente in pochissimi giorni. Bene, allora vi ho mostrato alcune cose, secondo me molto interessanti, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!